Buonasera a tutti, Ciao benvenuti. Elisabetta. Ciao Maria Rosa, benvenuti ad Autori ai domiciliari. Quindi un grosso benvenuto all'ospite molto gradito di questa sera, la brava autrice Maria Rosa Cresci, che è in collegamento con noi da Genova. Quindi una serata all'insegna della genovesità. Maria Rosa, per prima cosa, fa anche rima. Come stai? Come va? Grazie Elisabetta, grazie a te. Ti sento Come va? pianino ancora, però Mi senti piano? sì, ti sento piano, però non so come sia. Allora, aspetta un attimo, Adesso ti tolgo le cuffie. sento, Adesso adesso mi ti sento. senti? Sì. Ok, benissimo. Se no, piuttosto tolgo le cuffie, fossero magari. Cioè, il collegamento. Sai, noi non possiamo fare più di tanto, non dipende da noi. Siamo vicine, linee d'aria, perché non siamo lontane, ma Sì. questo non vuol dire niente. Se al limite non mi senti, mi avverti, tolgo le cuffie e proviamo senza cuffie, ok? Proviamo? Mi senti? Adesso ti sento, ma sempre piano. Vabbè, comunque cerco di seguirti con la Allora, massima vabbè, attenzione. proviamo a togliere le cuffie, ok? Prova. Così mi senti? Ti sento, no, ti sento piano lo stesso. Lo stesso. Così? Oh, Piano, pianissimo. ma guarda te. Ti metti Allora, pure le no, cuffie? Va bene, dai, meglio parla un mettere le pochino più cuffie. forte. Meglio mettere le cuffie, perché Sì, allora va se è bene, un dai, andiamo. problema magari di collegamento, perché Il bello della diretta è questo, è dai. bella della diretta, poi avendo tanti autori, non so nessuno, ma mai detto che non mi sentiva, ma c'è sempre la prima volta Basta che nella sia vita. il mio Quindi destino, che fai comunque. fatica a sentirmi? Ok, Ma adesso ti sento meglio, sì. oh, va bene Maria Rosa. Quindi, prima cosa, come stai? Come va? Bene, sto bene, tutto procede al solito, il solito tran tran di tutti i giorni e avanti così. Il Va tempo bene, vola. senti. Allora, diciamola così, Maria Rosa, io dico sempre, nessuna nuova, buona nuova, ok? Brava, brava. Vediamola in questo modo. Diamo Bravissima. subito, cambiamo subito i saluti che ci manda il nostro caro amico, che ce l'ha scritto qua, e quindi contraccambiamo i saluti di Alessandro. Buscemi, quindi sia io che Maria Rosa, contraccambiamo i saluti, Alessandro. Grazie mille per esserti collegato. Allora, come al solito, io darò il benvenuto al mio ospite, in questo caso la mia gradita ospite Maria Rosa Cresci, leggendo degli estratti dal suo ultimo libro pubblicato. Ve lo mostro subito, eccolo qua. La confraternita dei fabbricieri, CTL Livorno, edizione. Vi anticipo Grazie. che è un giallo psicologico, ma ovviamente contaminazione noir, come è giusto che sia. Grazie Elisabetta e grazie a tutti quelli che mi ascolteranno. Li ringrazio anticipatamente. Benissimo, benissimo. Benvenuti. Allora, il libro parte benissimo, perché lo sapete, dedica, quindi marcia in più, Beh, Quando c'è la la dedica fa nostra sempre. amicizia ormai. Vabbè, la dedica fa piacere. Allora, dalla confraternita dei fabbricieri di Maria Rosa Cresci. A mio nonno e a mio padre, ai miei fratelli e a tutti gli abitanti della Val Taro e Valvona. Le cose sono unite da legami invisibili. Non puoi cogliere un fiore senza turbare una stella. Galileo Galilei. Dall'incipit. Quindi dall'incipit, eh? Notate la differenza, non è proprio incipit. Dall'incipit. Alle ore 16 iniziarono i vespri cantati. Durante il Te Deum, i confratelli si recarono in sagrestia per la vestizione. L'antica confraternita era l'orgoglio della piccola comunità.
Anche se il numero degli adepti si era man mano ridotto, resisteva all'avanzare di idee moderne e progressiste. I giovani in genere non avevano più voglia di mettere in atto quelle messe in scena che trovavano ormai fuori luogo, quindi la loro partecipazione si riduceva a poche cerimonie durante l'anno liturgico, che comprendeva il Venerdì Santo, la processione al vicino cimitero il giorno dei santi, la festa patronale, la festività del Corpus Domini e quella solenne festa della Madonna Nera. In quel periodo i confratelli erano otto in tutto. Alla funzione ne mancavano due. Le assenze erano tuttavia giustificate dal fatto che gli imprevisti erano sempre in agguato. Se per esempio una mucca fosse stata in procinta di partorire, l'uomo sarebbe dovuto rimanere a casa per forza. La statua della Madonna Nera era pronta sul piedistallo per essere portata in processione. I quattro confratelli più robusti, già vestiti, erano pronti anch'essi a sobbarcarsi il peso della Santa Vergine sulle robuste spalle. Il canto del Te Deum era all'apice. Le voci dei preti, impostate dopo anni di studio, sovrastavano quelle stridule e gli strafalcioni in latino delle donne che più che cantare pelavano. A passo spedito, il più anziano dei confratelli guidava la processione portando la croce. Orgoglioso del suo abbigliamento, consono alla solenne festività, era felice del suo ruolo. La tunica bianca gli arrivava a metà polpaccio e il cordone, inscuritosi negli anni, gli cingeva la vita. Completava il tutto una mantellina rosso porpora che ricopriva le forti spalle di quell'uomo esile, ma avvezzo alla fatica. La processione proseguiva lenta fra canti e preghiere. Di solito la domenica si faceva il breve giro intorno alla piccola chiesa di San Cristoforo. Invece, in quella circostanza, essendo giorno di importante ricorrenza, il percorso sarebbe stato più lungo. La processione procedeva su di un prato, delineato da due filari di vitti, per poi curvare e riprendere la via della chiesa. Aveva il passo veloce e il sagrestano gli si rivolgeva con toni concitati: rallentate, rallentate la processione che si scianca, andate più piano. Piuttosto seccato per la lentezza con cui procedeva al lungo corteo, spesso girava il capo sbuffando. Ogni tanto si asciugava la fronte con un fazzoletto dal colore indefinito tra il bianco e il grigio, e poi, continuando a imprecare, riprendeva il percorso. Una volta giunto vicino al fienile del mezzadro del prete, la curva a gomito gli permetteva di osservare l'incedere della processione senza doversi voltare indietro. Ed è quello che fece il vegliardo. La perdurante lentezza con cui si stava avanzando gli fece salire la carogna. Aveva sete, aveva voglia di fumare per poi gustarsi in santa pace la sua cicca. A dire il vero, lui era un fumatore di pipa, ma non disdegnava il sigaro toscano, soprattutto per assaporare il prolungato gusto acidulo del mozzicone semibruciato. Il vizio gli aveva fatto annerire tutti i denti che nella sua vita non si era mai lavato. E che comunque erano tutti sani. Non aveva mai avuto bisogno del cerusico, che nella sua lontana epoca cavava i denti con l'ausilio di un fiasco d'aceto. E fungeva da anestetico e disinfettante. Fermatosi per l'ennesima volta,
osservava il movimento lento della lunga fila di persone. Ebbe un sobbalzo e di nuovo imprecò sottovoce quando partì il canto stridulo delle pie donne che seguivano il sacerdote dietro la statua della Santa Vergine. Mira il tuo popolo, o bella Signora, che pien di giubilo oggi ti onora. Procederà questa processione, come procederà? Elisabetta, è tanto meglio io, perché la cantavo ai miei tempi. Brava, bravissima. Come andrà questa processione? Lo Brava, scoprirete che bello, ho letto da te leggendo un'altra cosa. il libro. Ecco perché lo sapete, io lo dico sempre. Noi potremmo parlare del libro Da qui all'eternità, ma poi in sintesi, insomma, un libro va letto, c'è poco da fare. Allora, prima di procedere con la nostra domanda di rito, salutiamo ancora la carissima Minerva Glicine, immancabile, puntualissima, la mia meravigliosa Minerva Glicine, presente. Quindi grazie Minerva per essere qua con noi. Sia io che Maria Rosa contraccambiamo i tuoi saluti con tanto affetto. E adesso, per chi non conoscesse Maria Rosa Cresci, che ho già avuto il piacere di intervistare, procediamo con la domanda di rito. Per cui, Maria Rosa Cresci, chi è Maria Rosa Cresci? Parlaci un po' di te, come autrice, ovviamente, perché a noi interessa questo fondamentalmente, ma interessa anche un po' sapere che persona sei, però soprattutto siamo curiosi di sapere un po' come ti sei approcciata alla scrittura, come mai ti è venuta questa voglia di scrivere. Raccontaci un po'. Allora, sì, io ho sempre letto tantissimo, infatti mi reputo una lettrice più che una scrittrice. E questa mia passione mi ha portato poi alla voglia di mettermi in gioco. Ho iniziato con cosine semplici che facevo stampare da un'amica tipografa e poi dandole così un po' in giro, amici e parenti, mi hanno anche incoraggiato a fare qualcosa in più. Quindi Certo, da lì Maria è Rosa, cominciato. perché io ricordo benissimo che sei partita dalle favole. O Prima delle sbaglio? favole avevo scritto due libri autobiografici, di Ecco, raccontini così della campagna, dei miei ricordi di quando ero piccola, ed erano divertenti, erano piaciuti soprattutto, ripeto, alla cerchia degli amici. Poi ho fatto le favole, che anche quello, insomma, è una cosa così un po' artigianale, diciamolo. Però erano molto belle perché i libri erano tratti dalle favole, no? Che tu Sì, raccontavi sì, ai sì, sì, sì. tuoi nipoti. Sì, diciamo di sì. Poi il libro vero e proprio, col romanzo vero e proprio, sono partita con l'H. Grant, edito da, non mi ricordo più, aspetta, da Libero di Scrivere. Ecco, da lì sono partita con, diciamo, con la classicità degli editori. È stato il salto, diciamo, di qualità, si può dire. E Il tuo il libro ha avuto un percorso, grande successo. mettiamoci anche il salto di qualità, però guarda che il self-publishing non è da sottovalutare, perché guarda che è un'ottima alternativa, anche perché a me capitano dei self-publish veramente ottimi. Cioè è un tipo di scelta diversa, diciamola così. Quindi assolutamente più che dignitosa. Prima di passare alla prossima domanda, salutiamo ancora e contraccambiamo, saluti un'altra cara amica, scrittrice che ho intervistato recentemente, la nostra Rosanna Carletti. Quindi grazie, Rosanna Carletti, grazie per essere qua. Sia Ah, io che Maria ciao Rosa, Rosanna, grazie, Rosanna Carletti, grazie guarda, è di essere una persona presente, simpaticissima lo e è in so, collegamento, conosciuta, diciamo così, dall'entroterra Ligure. sì. Ok. Allora, adesso entriamo proprio nel cuore dell'intervista e parliamo di questo qua, che è un libro molto interessante. Come sempre, sapete, io amo partire dalla copertina.
Perché la prima cosa che si nota di un libro, la prima di copertina, sia in una libreria fisica, sia andando a curiosare su uno store online. Ci puoi dire qualcosa su questa copertina? Allora, io ve la mostro, la avvicino un po', eh? Guardate. È molto simbolica, eh? Capirete poi, Sì, leggendo il allora, libro, quanto è adatta, al contenuto. è molto, Un po' allora, qualcosa secondo abbiamo me detto. Ci sono i preti, c'è una ci chiesa, sono i due campagna. fabbricieri, due fabbricieri. Esatto, i fabbricieri, questa La confraternita. copertina l'ha fatta il mio, quello che mi ha aiutato anche nella stesura poi finale del romanzo, che si chiama Alberto Marubbi, che saluto caramente, che mi hai fatto conoscere tu. Ma Devo Alberto dirlo, Marubbi è una persona è un molto artista, estrosa, ed sì, è veramente un artista. è piaciuta molto. Allora, la chiesa è quella dove si svolge la storia, il misfatto, diciamo. Ed è la chiesa dove io sono stata battezzata, mi sono sposata, perché poi c'è un po' di autobiografico sempre in chi Certo. scrive, parla sempre della famiglia, anche il nonno, il Tonio è mio nonno, è mio Io nonno. poi ho Allora, letto, no, scusa, la poi. dedica che è proprio dice gli abitanti della dedicata agli abitanti della Valtaro e Taro, Valvona, è la Val ok? Bona, che è dove sono nata io, perché c'è un torrente appunto chiamato Bona. Allora, la chiesa è molto simbolica. Allora, ci sono i due fabbricieri vestiti di schiena, la mantella rossa e la cappa bianca. Beh. La Jeep che vedete lì davanti fa parte della storia, perché la storia si svolge di lontani Esattamente. anni 50, Esatto. Quindi entriamo quindi. nel vivo. Allora, la Andiamo nel vivo. domandona adesso. Facciamo la domandona tosta, cioè la domanda delle domande, quella che chiamo, dico io. Perché è una domanda duplice e questa veramente è importante per far capire, insomma, chi ci ascolta o chi ci ascolterà di che libro si tratta. Quindi io ti chiedo un po', allora, la genesi del libro, come ti è venuta questa idea un po' di scrivere? Poi un giallo, quindi è un romanzo di genere, anche se è contaminato, perché sappiamo che non si possono incasellare i libri, no? È praticamente impossibile, si usano le categorie per comodità, ma i limiti fra i generi sono poco definiti, no? E è giusto che sia così. Quindi un po' la genesi. E poi, Maria Rosa, se ci puoi raccontare qualcosa sulla trama e i personaggi della storia. Io ho già La anticipato, trama. no? Che si tratta di un giallo. Quindi vedi tu quello che vuoi rivelare, diciamo così, giusto, quello che tu ritieni giusto, spoilerare proprio per incuriosire i nostri ascoltatori. Allora, anzitutto mi è stato chiesto come ho fatto a scrivere un giallo, soprattutto nell'entourage sempre dei soliti, l'entourage familiare che ha colpito molto perché l'entourage familiare, che è una famiglia numerosissima, ed è stato letto, perché hanno riconosciuto il nonno Tonio, Tonio, il portatore della croce, è il nonno che Lo ha colpito sapete, tutti. che io non nomino mai personaggi, quindi i nomi li lascio spoilerare gli autori. Ah, Quindi è no, Tonio che vabbè, io porta l'ho la croce, è il detto, vicino forse non dovevo anziano. dirlo, vabbè, No, comunque, ma tu lo devi dire, tu sei l'autrice, puoi dire quello che vuoi. Ci manca il l'autrice nome. sì. Meno male, no, mi Hai carta sbagliavo. bianca. Allora, questo Tonio, che è il personaggio simpatico, com'era realmente il nonno Tonio, e così un po' insofferente di queste cerimonie religiose, infatti lui aveva voglia, voleva far presto per andarsi a bere il suo bicchiere di vino, fumarsi il suo sigaro, eccetera, eccetera. Ma questo non è il clou della storia. Il clou della storia è come si può dire, questo delitto che avviene in un paesino dove in una parrocchia, che poi tra l'altro San Cristoforo non è, è un altro nome il reale della parrocchia, comunque ho messo San Cristoforo, dove non succede mai niente, dove tutto procede con la solita lentezza della vita di campagna, dove all'improvviso Scusa. la comunità viene sconvolta dalla morte di questa giovane donna, una morte violenta, e lì si svolge tutta la storia.
L'indagine che viene condotta dai tre carabinieri, tre giovani sprovveduti anche loro perché arrivano dal sud, uno da Genova, ho messo il genovese che è poi simpatico, e si trova davanti a questa cosa più grande di loro, ma con grande determinazione, con il grande spirito di squadra soprattutto, riescono a dipanarsi poi abbastanza velocemente. E questo darà loro una grande soddisfazione, ovviamente, Certo. perché non è facile il fatto che non ci fossero. La maggior parte di queste chiese non erano raggiungibili, non c'erano strade carrabili. Lì Certo. fortunatamente c'è, però nessuno aveva la macchina, non c'era il telefono. Quindi per andare ad avvisare i carabinieri, perché la morte di questa ragazza viene scoperta per caso dal chierichetto che va in sacrestia a mettere l'incenso nel turibolo, eccetera, eccetera, trova la perpetua, che poi c'è anche nel come si chiama? Come viene? Vabbè, nella sinossi. Nella sinossi, Trova questa certo. ragazza e si spaventa tantissimo. Quindi devono partire ad avvisare i carabinieri, ma è lontana la caserma, è a 5 chilometri, il borgo si trova a 5 chilometri da questa chiesa, quindi devono percorrere tutta questa strada per arrivare finalmente in caserma. I carabinieri poi partiranno con la jeep, ma tanto nel frattempo si è perso moltissimo tempo Certo. prezioso e ci possono essere inquinamento delle prove, eccetera. Poi devono dipendere dal comando di Parma, insomma, è abbastanza complicato. Però, Assolutamente. insomma, spero che ce l'ho fatta in poche parole, perché l'ho trovata Va simpatica. bene, allora ci fermiamo qui, non riveliamo altro. Ci Ci fermiamo. fermiamo qui. Allora, come avete sentito, si tratta quindi di un assassino, quindi un cadavere che si viene ritrovato dentro una chiesa, porta un bambino. Quindi inizia molto bene, il nostro giallo. Quindi è un crimine efferato, perché una giovane donna, un bambino che trova questo cadavere, insomma, è una cosa molto specifica. Quindi, nonostante Maria Rosa utilizzi sempre una prosa molto, molto delicata, quindi assolutamente non c'è pulp, non c'è violenza e sangue che schizza, quindi il libro è accessibile a tutti, tutti lo possono leggere, adulti, young adult, anche adolescenti, perché Maria Rosa usa una terminologia, un modo di scrivere delicato, che no, no, non impressiona, no? Cioè, però giustamente, insomma, questo assassino. Cioè. Il tempo in cui si svolge, l'ha detto Maria Rosa, è un passato non lontanissimo, anni 50, però siamo subito dopo la guerra, ok? Per cui si sentono molto vicini ancora gli echi della guerra appena passata, quindi c'è proprio questa vicinanza ancora, la guerra è ancora incombente con tutti i suoi strascichi. L'ambiente è quello di una campagna, l'avete sentito, quindi Val di Taro e dintorni. Allora, quello che a me personalmente ha colpito è l'umanità dei personaggi. Maria Rosa ha accennato un po', no, a questa squadra investigativa, no, che è composta da dei giovani che provengono da diverse parti dell'Italia, no? E questo è molto bello perché ci ricorda proprio le varie regioni italiane, tutte con il loro dialetto, le loro tradizioni, però unite in quest'unica nazione. E Maria Rosa ogni tanto ci butta là qualche frase in dialetto che rende i personaggi più vivi, più veri, più credibili. E a me i personaggi appunto sono piaciuti proprio per la carica di umanità. Poi vedrete che ci saranno tante situazioni in cui, io non voglio spoilerare la storia, però in cui veramente questi giovani, perché Maria Rosa ha detto, saranno messi alla prova,
sono giovani, sono, molti di loro sono, due di loro soprattutto, sono tutti giovani, ma due particolarmente inesperti. Però, nonostante tutto, troveranno anche la forza morale per affrontare delle situazioni molto delicate, molto delicate. E arriveranno al finale, però. Il finale verrà, fino alla fine, poi lo dovete leggere perché, assolutamente non, è impossibile quasi capire chi è l'assassino. Però questa giovane squadra si darà da fare e scopriranno l'assassino, ok? Perché l'assassino, ebbene, e verrà pescato. Quindi l'ambiente è rurale e vi sono dei leitmotiv che sono presenti e che secondo me sono estremamente attuali. Quindi il libro è divertente, fa il suo dovere, essendo un giallo, intrattiene, perché questa è una delle cose che deve fare un giallo, intrattenere, divertire. Però ci deve essere una bella indagine psicologica accanto all'indagine, no? Diciamo all'indagine ufficiale. E il libro di Maria Rosa fa pensare, e ahimè, questi leitmotiv sono estremamente attuali. Come ho detto, eco della guerra. Eco della guerra c'è. Ahimè, stiamo vivendo un momento che le guerre ce l'abbiamo vicine, nel globo terrestre, ci abbiamo guerre dappertutto. E poi, diciamo così, è al centro della storia una figura femminile. Quindi tutto quello che riguarda il suo essere donna e la sua femminilità. Ricordiamo l'epoca che la donna aveva un ruolo specifico nella società, non poteva uscire da quei ruoli, soprattutto la donna aveva il ruolo di moglie, di madre, di diciamo così, di colei che in qualche modo si prendeva cura dei figli, della casa, la maternità era fondamentale, una donna che non poteva avere figli, non era, ma la donna si sentiva avvilita nella sua femminilità perché il non poter concepire figli era una disgrazia, no? Questa era la cosa. Poi era, insomma, la donna si doveva comportare in un certo modo, assolutamente, secondo dei principi ben precisi, la sua reputazione doveva essere sempre salva, guai se si faceva trovare in situazioni un po', diciamo così, ambigue, subito partivano le malelingue, le critiche e quant'altro. Per non parlare poi quando una donna rimaneva gravida, quindi aveva una gravidanza al di fuori del matrimonio, ok? Era uno scandalo totale d'assoluto. Allora, soprattutto se poi la sua relazione era, non so, mettiamo, clandestina con un uomo già sposato, oppure con una persona che veniva considerato, tra virgolette, un diverso. Qui questa donna, che la possiamo dire così, ha questo, spoileriamolo, perché così stuzzichiamo. Si scopre che aveva un passato, una relazione con quello che era un, chiamiamolo diverso, un personaggio che era diverso dal contesto, dal paese in cui lei abitava. E quindi era una bellissima donna, molto in gamba, ma non era stimata da tutti. Per non parlare poi della questione aborto, perché sappiamo che molte donne ricorrevano alle mammane e siccome assolutamente era un peccato, era proibito, molte donne si trovavano veramente in grossissime difficoltà e spesso ci lasciavano la vita perché ricorrevano a quei sistemi terrificanti, al cosiddetto fai da te oppure a persone che eseguivano gli aborti in maniere assurde e le donne morivano. Ok? Quindi siamo di nuovo un tema che comunque è sempre dibattuto perché ognuno ha il suo modo di concepire, di ragionare. Quindi
nonostante le cose per la, cioè, la situazione della donna sia un po' migliorata, le donne non sono ancora alla pari degli uomini, questo lo dicono le statistiche, proprio niente, niente a fare. Il mondo è ancora in mano agli uomini. E io, scusate se mi permetto un po' il mio retaggio culturale, dobbiamo tener conto che in realtà siamo tutti uomini, siamo tutti homo. Cioè io, Maria Rosa, siamo homo, sapiens sapiens, semplicemente siamo del genere femminile, gli altri sono genere maschile, sempre homo siamo. Quindi a livello intellettuale, genere maschile e femminile sono uguali. Psicologicamente no, perché siamo molto diversi ed è giusto che sia Certo. così, perché maschio e la femmina in qualche modo devono essere complementari. Quindi la psicologia maschile e femminile è molto diversa, il cervello è diverso, lo sviluppo, la crescita è diversa, ma a livello intellettuale siamo uguali. Però le statistiche, io ho visto l'altra volta un bellissimo programma di Iago, una mira un servizio, dove si sa che ancora la donna è molto penalizzata, soprattutto se ha dei figli, va incontro a una gravidanza. E insomma, le donne non sono ancora pagate come gli uomini, non fanno carriera come. E le donne spesso pagano la loro natura, perché la donna dentro di sé è portata alla cura degli altri, per cui tende a rinunciare più dell'uomo, ma perché la donna è fatta così? E questo non è giusto, perché ci dovrebbe essere invece una società che l'aiuta, no? Quindi a godere della maternità, che è una cosa bellissima, e non a pagarne le conseguenze. Quindi, come vedete, il libro, il romanzo di Maria Rosa è molto molto attuale, per cui io vi dico, leggetelo perché vi divertirà sicuro, perché si legge benissimo a suspense, però è attuale e vi riconoscerete ancora in queste donne degli anni 50. Siamo nel 2024, Qui si ok? parla del 1955, quindi. Ok, quindi le cose sono migliorate, ma non sono Non ancora, cioè, molto, uomo, non maschio e molto. femmina non sono alla pari. Come commenti un po' queste mie osservazioni, Maria Rosa? Aggiungi un po' qualche commento. Devo fare qualche commento, leggere un pezzetto? Se vuoi aggiungere qualche commento a queste Allora, parole che io devo ti ho detto. dire la verità, scusa, ti sento poco, comunque poi nell'intervista sono sicura che ti sentirò benissimo, no? Allora, io mi sono commossa a scrivere questo libro, perché io quando scrivo devo, insomma, penso che chi scrive debba dare delle emozioni. Eh Ci certo, sono dei beh. passaggi che mi hanno commosso molto, perché poi in fondo questa donna è un'eroina che si sacrifica. Non ricevendo per contro, non ricevendo come si può dire, quello che avrebbe meritato, cioè una considerazione, perché lei ha fatto un atto eroico grandissimo, che poi non Esatto. dico come va a finire, perché sennò Guai. assolutamente, però fa un atto grande, di grande, come si può dire, di grande umanità. Quindi Umanità voglio e dire, generosità. generosità. Offre la sua bellezza, La non sua dico vita. altro, La sua vita. si avvale Ok? della sua bellezza, d'accordo, però lo fa a scopo di grande umanità. E poi succede un imprevisto che lei non si aspettava. Esatto. Allora, E ora ci ti sono chiedo una appunto dei cortesia. passaggi molto commoventi, Ecco, una perché cortesia. Ci faresti il piacere di leggere tu qualcosa sì, del leggo libro? due pezzetti, uno è ironico e uno è un pochino, ma non posso spoilerare troppo, però il pezzettino che ho scelto, vediamo. Allora, qui è il tenente che si reca da un medico che aveva curato questa ragazza. Come da consuetudine, il medico si sedette al suo posto dietro la scrivania e fece accomodare Cossu, il tenente, su una comoda sedia imbottita al suo cospetto.
La stanza munita di lettino per le visite era molto accogliente, arredata con pregiati pezzi d'antiquariato. Alle pareti erano appese molte riproduzioni di quadri inerenti all'antica professione di Esculapio, medico e dio secondo la mitologia greca. Dietro l'imponente scrivania in noce massiccio era appesa la laurea con nota di merito. Più in basso un attestato con medaglia d'oro in cui si certificava che il dottore era stato insignito dal capo dello Stato in medaglia d'oro al valore civile per il grosso contributo dato durante il periodo bellico. Il medico aveva curato e salvato partigiani e nemici con la stessa abnegazione, mettendo a repentaglio la propria vita riguardo i primi, prestando fede al giuramento di Ippocrate riguardo i secondi. Congratulazioni, dottore, mi trovo di fronte a un eroe. Ho semplicemente fatto il mio dovere di medico. Il nostro giuramento implica la salvezza della vita, sia essa di un santo oppure di un delinquente. La sostanza non cambia. Assai colpito da quell'affermazione, Cossu passò alla parte più sgradevole di sua competenza: fare domande scomode riguardo la vita privata di una sua paziente. Il medico lo osservava sornione, aspettando la prima mossa. Era un bell'uomo, alto, capelli neri ondulati secondo la moda corrente. Gli occhiali cerchiati d'oro gli conferivano un'aria solenne che incuteva, se non proprio timore, almeno una certa deferenza. Si diede dello stupido. Mi venne in mente il cedimento di Rossi durante la mattinata e pensò di non essere molto diverso. Si sentiva persino in colpa per averlo redarguito. Fu il medico a rompere il silenzio e lui gliene fu grato. Caro tenente, lei è molto giovane, percepisco il suo imbarazzo e mi piace. Denota una grande sensibilità. Lei farà sicuramente carriera. Sono a sua disposizione, mi chieda pure quello che vuole. Brava, molto bello, Poi c'è il molto pezzetto bello, fatto verso per essere fantastico. ironico. Vai, certo. Allora, dopo pranzo, in attesa di notizie, forse ero messa male, in attesa di notizie da Berlino, Cossu, Aiello e l'ormai immancabile Rossi presero la decisione di un ulteriore sopralluogo presso la chiesa e la canonica. Partirono con la jeep verso le 4, questa volta con Aiello alla guida. Durante il tragitto forarono una gomma, dovettero fermarsi, scendere e cambiare la ruota. Dovettero tappare la bocca a Rossi e lo allontanarono per non sentire parolacce e contumeli in genovese. Taci, Rossi, o ti rompo la testa a sassate, così concludi in anticipo il tuo giorno di lavoro. Il ringhio di Aiello zittì il carabiniere, che si appartò mortificato e si sedette su una grossa pietra, aspettando con pazienza che i suoi superiori terminassero il noioso lavoro. Arrivati alla chiesa, parcheggiarono nel solito piazzale. Scese per primo Cossu e diede le chiavi e chiese le chiavi a Rossi. Le chiavi? Belin tenente, pensavo le avesse prese il brigadiere. Il tenente diventò viola. Se in certi frangenti la parlata e l'intercalare genovese gli stavano simpatici, in quel momento li trovò insopportabili. Rossi Giobatta! Oggi decisamente è il tuo giorno fortunato, perché la voglia di prenderti a calci in culo è molta, ma ho deciso di soprassedere, siamo pur sempre in un piazzale consacrato. Il rumore di passi che si stava avvicinando per un istante li zittì. Il mezzadro, Berto, e il figlio Lino stavano arrivando. Berto teneva in mano, bene in vista, un mazzo di chiavi. Bello, molto carino, Maria Rosa. Molto, molto carino, molto carino. Adesso, Appena Maria un'idea di Rosa, quello. ti chiedo proprio una cosa, anche se l'abbiamo spoilerato. Però potresti esplicitarlo tu, ma proprio in maniera molto semplice, il perché della tua scelta del tempo e persona verbale. Perché questo, secondo me, è importante per dare la visione dell'autore. Anche se si è capito, vabbè, Del però. tempo è. Tempo e persona che hai usato, verbale, la persona che hai usato, prima, terza persona e tempo, presente, passato. Cosa hai fatto? Dicelo La mia proprio, scelta, bello. dici? Ma la mia scelta non mi viene spontanea, non è che io mi metto lì, vado, capito? Non sto a pensare. Poi arriva il momento che devo, come si può dire, devo superare un impasse, perché c'è Certo. sempre un impasse. Però io parto, sono partita, ti dico che
persone di famiglia, anche amici, mi hanno chiesto: ma hai fatto un corso per fare giallistica? Dico: no, no, mi è venuto e forse sarà il mio futuro, ma non so se andrò molto lontano. Vabbè, però guarda, il romanzo è molto, molto, molto bello. Ora, è la prima volta che tu affronti questo genere, diciamo, chiamiamolo giallo noir, però secondo me te la sei Sì, cavata. la prima volta che affronto un noir, però anche in quelli precedenti c'era sempre una sorta di mistero. Mistero, hai ragione. Sì, Beh, e però quindi erano probabilmente. proprio piccole cose, invece qua no, qui Qua c'è proprio sì, c'è si proprio fa il sul noir. serio, insomma, è un'altra cosa, no? Cioè, ovviamente. Allora, quindi, riassumendo, tu hai usato, allora, voglio specificare io per chi ci sta seguendo, perché è importante, ha usato la terza persona e il passato. Quindi, lei è andata a distinto. Cosa? Allora, Maria Rosa, ora ti devo chiedere per forza, hai dei progetti? Cosa stai combinando? Allora, progetti sì, giugno, fine giugno dovrebbe uscire sempre con la CTL, non è un sequel, ma sempre un giallo con questi tre ormai fidi carabinieri che ormai mi ci sono affezionata. Guarda, io quando creo un personaggio gli voglio bene proprio, diventa mio, mi affeziona, ma veramente, così Ma come ti mi dispiace per capisco. quello che muore e quasi quasi mi dispiace anche per l'assassino. Ma lo sai che questa è una diatriba molto, molto importante Capito? Perché perché. poi devo ben sacrificare una persona, farla diventare Sì, ma cattiva. poi tu non giudichi, no? Perché le persone hanno ognuno la propria storia, non che si voglia giustificare la violenza, gli assassini, per No, carità. assolutamente, ci sono Però delle cose che non si c'è giustificano. sempre un perché, no? Quindi è bello sempre capire, no? Il perché una persona si è comportata Certo, in quel modo. commetta, commetta. Esatto, questa è sempre Commetta certe una cose, cosa non. intrigante, no? Poi importante. Allora, aspettiamo, è già il buono per tornare qua e parleremo del prossimo libro, la prossima Sì. volta, come dico io, inshallah. Adesso, due domande pratiche, però importanti. Dove possiamo acquistare il libro? La Va ovunque confraternita sui di siti. Fabriceri, CTL, Maria Rosa Cresci, e dove ti possiamo trovare sui social in modo tale da poterti mandare dei feedback, delle domande, in modo che tu possa essere in contatto con i tuoi lettori, i potenziali lettori, quindi dove ti troviamo sui social. Sì, si trova ovunque, in tutte le librerie su ordinazione, era anche da Feltrinelli, ma non so, forse sarà terminato, e Feltrinelli di Genova, ovviamente, e Vabbè, può essere poi ordinato comunque, può no? essere ordinato ovunque, anche sui siti online, eccetera. C'è anche, penso che ci Perfetto. sia anche su quelle diavolerie moderne, cos'è il Kindle, quindi. Ok, e sia anche in versione ebook, quindi chi lo desidera lo Ecco, trova esatto, anche in io amo la versione carta, dico la digitale. verità. Perfetto. Vabbè, ognuno, sai, magari c'è anche persone che a un certo punto ne accumulano talmente tanti che non Sì, sanno più dove anch'io mettersi, adesso allora a non un so certo proprio più punto dove ognuno, metterli. magari usa anche Quindi, sì. l'ebook. Allora, salutiamo ancora Teresa Pinci. Grazie Teresa per essere qua, contraccambiamo i tuoi saluti, contraccambiamo i saluti di Andrea Bess, questi sono colleghi che sono in collegamento da Torino, dintorni, in provincia di Torino, grazie a tutte e due. E poi abbiamo Margherita Rita Gestro, che è una grande, una grandissima, che è in collegamento da Tagliolo, la mitica, dove c'è la mitica, mitica, mitica biblioteca Nelson Mandela. Quindi Margherita Rita Gestro è un personaggio. Quindi sia Ah io che sì, Maria Rosa, simpatico. contraccambiamo i saluti di Andrea Bess, Teresa Pinci, Margherita Rita Gestro. Grazie a tutti. Dove ti troviamo sui social? Questa cosa l'abbiamo bypassata perché sono stata io che ho interrotto per contraccambiare Sui i social saluti. sono su Facebook, dovrei essere anche Bene. su Instagram, ma non ci guardo quasi mai perché non sono molto portata. Su Va Facebook bene. sicuramente. Facebook, allora, Sì. contattate Maria Rosa su Facebook, la troverete e lei vi risponderà a questi punti.
E siamo giunti quasi al termine di questa chiacchierata, che per me è stata una chiacchierata molto piacevole. Vi metto gli occhiali un attimo perché vi do gli appuntamenti con autore domiciliare per la prossima settimana e non voglio sbagliare. Allora, quindi avremo martedì 12 marzo alle ore 17 un autore, Giovanni Battista Savona. E poi mercoledì 13 marzo un'autrice, Claudia Azzola, che vi preannuncio è una poetessa molto nota, molto un personaggio. A questi punti, saluti finali. Allora, saluto e ringrazio tutti coloro che hanno seguito la diretta. Saluto, ringrazio tutti coloro che hanno scritto. Saluto anticipatamente e ringrazio coloro che seguiranno l'intervista in differita. Soprattutto, però, ringrazio Maria Rosa Cresci per essere stata qua con noi questa sera. Quindi, grazie, Maria Rosa. Elisabetta, ringrazio immensamente te. Sai che la nostra amicizia ormai sono tanti anni che ti conosciamo, Tanti insomma, anni, vita praticamente con te, certo. ti voglio bene perché sei una persona splendida, bravissima scrittrice, bravissima Grazie, ma anche tu. interpretatrice, grazie, grazie, grazie. Allora, grazie Maria Rosa, grazie a te. Io vi mando un grosso bacio da Genova. Maria Rosa, da dove ci mandi i tuoi saluti? Da Genova, un quartiere della Da Genova. media Val Bisagno, San Gottardo. Perfetto. Salutoni da Grazie Genova. a tutti, buona serata. Ci vediamo Ciao, settimana grazie, prossima. Ciao. grazie, grazie, grazie.